Bella ragazzi, qui è Zano e siamo oggi ritornati con un nuovo video. Ragazzi, sto video è geniale, specialissimo, perché ci è venuto proprio in mente così a cazzo di cane. È battaglia navale, tra virgolette, contro Marza. Come funzionerà? Allora, noi andremo ad aprire questi 5 pacchetti perché è uscita un botto di roba nuova che ancora devo capire bene. Questo Path for the Glory, strada per la gloria. Ci sono questi giocatori che stanno dando il massimo per essere convocati nelle rispettive nazionali. Fino al 17 novembre troverai nuovi oggetti live in foot, che non so bene in cosa consisterà proprio la sfida di FIFA, però ci stanno un botto di carte fighe e speciali, quindi in sé era il momento preciso per fare questo video. Aprirò prima i pacchi. In base a quello a cosa troverò, la cosa che avrà più valore io la metterò in una squadra corrispondente da bronzi, immagino, in caso trovassi qualcosa di più importante. Metti caso che non trovassi un giocatore che costa, dici cazzo, veramente tanto, butterò vari giocatori che costeranno un po' di meno, in modo che poi Marza magari quando andrà a selezionare, che ne so, esterno destro, mi prende il giocatore, oppure attaccante, me ne prende un altro, mentre lui magari trova Cristiano Ronaldo, lo butta lì e ce n'ha solo uno e io devo farlo su 10 tentativi, raga. Quindi praticamente scarteremo tutti. Sarà tipo una cosa, un massacro sarà. Però lo so che siete venuti qua per vedere sti pacchetti. Abbiamo messo comunque sia 40 euro a te. Apriamo sti pacchetti. Dai, so eccitato, raga. So eccitato. Primo pacco. Bandiere. In forma. Tedesco. Mamma mia, oddio, pensavo fosse Hummels. Mamma mia, pensavo fosse Hummels. Ma io ho visto un colore strano. Però abbiamo trovato questi informe, la lana. Bellissime. Quindi io direi che l'informe e la lana ce li teniamo dentro la lista trasferimenti, in caso poi serviranno appunto per metterli dentro la squadra, in caso non trovassi veramente nulla di buono. Però subito un informe first pack. I like it. Secondo pacco. Andiamo proprio veloci, tipo pochi tagli, roba veloce, pulita. Ma che cazzo è successo? Mi si era buggato il pacco. Ma che cazzo è che suona? Ma che pacco di merda. Ma che cazzo si era buggato il pacco? 3 pacchi rimanenti. Però poi ci abbiamo anche da sbustare un pochino di quelli. Ma che cazzo era successo ancora? Ancora buggato. Ragazzi. Ragazzi. Kertel. Di questi vi posso tenere giusto Darmian. Qui scartiamo. What the fuck, raga. Ancora buggato. È ancora buggato. E sembra che mi sta dando la merda. Pack opening più perplesso della fottuta storia. Sentite, quel pacco questo pacco qui me lo tengo per ultimo. Adesso vado a sbustare un po' di 150. Voglio vedere se è così per tutti, perché mi sembra che sia successo qualcosa di strano. È così per tutti, raga. Ma che cosa è successo? Mi sa che hanno cambiato l'animazione semplicemente per l'evento. Ma è oscena. In tutto questo, ragazzi, abbiamo trovato giusto quell'if e la lana. Cazzo, questa situazione potrebbe essere più grave del previsto. Speravamo di trovare qualcosa di buono da questi pacchi, ma non ci è arrivato praticamente nulla. Questa animazione è stranissima, raga. Mi ero tanto abituato a quella del coso del lato per capire se c'era la gente. Invece qua non capiamo niente praticamente. Noi continuiamo, dai, speriamo di trovarne uno. Anche se mi sembra che sia praticamente difficilotto. Non troviamo neanche i giocatori rari. Mi sembra che hanno messo sta animazione e praticamente automaticamente mi danno solo la merda. Ehi, modifichiamo il pacco ma non cambiamo nel contenuto. Diamo sempre la merda ai nostri videogiocatori spenditori di videosoldi. Avevamo cominciato tanto bene con quelli, avevo tipo tutta la speranza del mondo. Qua un altro giocatorino che non penso sia bandiera, ma perché non... Cioè, Gulam. Qui ci facciamo gli ultimi 2 pacchi e poi dobbiamo aprire l'ultimo da 600. Ma raga, non abbiamo trovato niente di veramente decente da dire, cazzo. Lo scarto, porca puttana. L'ultimo pacco, ragazzi, è stato una merda. Vediamo adesso l'ultimo pacco da 45.000, che è l'ultima nostra effettivamente speranza di vita. Pacchetti promo, è proprio lui. 600 FIFA points. E volerà. E volerà. Non capisco, le bandiere non esistono. Mi sa che non ci sono. Eniama. Che schifo. Bene ragazzi, i pacchi sono andati di merda. Adesso vediamo bene cosa fare e poi ci ritroviamo. Allora regà, dopo un attimo che abbiamo riflettuto, dato che il Marzone ha trovato roba seria, importante, di un valore importante, ho deciso che farò così. Ho fatto questa SBC per un valore intorno ai, fai, 25-30 mila massimo proprio, forse anche poco di meno. Il Marzone metterà il giocatore, quello là che ha trovato, che... l'avrete visto sul pack opening suo, ovviamente. E io metterò questo più l'if più la lana, così che almeno rientro bene in tutto quanto. Innanzitutto mandiamo
la SBC completata. Forse non ho fatto neanche quella più tranquilla, ma perché molti giocatori, un paio di giocatori li avevo tipo non scambiabili, così li avevo fatti prima, quindi comunque sia il valore però è quello, perché i giocatori li ho messi dentro ormai. Andata così, eccolo qua il giocatore che io butterò dentro come marquee player, che comunque sia non scambiabile, una bella carta, e da quello che ho capito si upgrada anche, quindi non me vado a scartarlo sinceramente parlando. Però se lo devo fare per il video con il maestro, lo farò. È arrivato il momento di ricongiungersi con Marza. Vai. Allora regà, eccoci. Siamo qua col maestro, che lo vedete non so dove nello schermo. Fra, ti sto caccando addosso. Fra, tu c'hai avuto buco di culo, lo so io. Io lo so sì, che tu ce l'hai anche avuto. Perché il video è uscito oggi, quindi lo sanno tutti pure lo loro. Lo sanno, gliel'ho detto. Abbiamo creato tutte e due le squadre. Ovviamente noi non sappiamo dove cazzo abbiamo messo i giocatori. Mo' adesso starà a tirare. Ma quanti tiri facciamo? 10? Sì, sono 11. Cerchiamo di... cioè, qualcosa ci perdiamo sicuro. Però almeno cerchiamo di salvarci quello buono. Dai, io ci posso stare. Chi inizia, Fra? Apriamo un pacco bronzo. E vediamo quello con valutazione più alta. Quello da 1250, tanto sti gracca. Ho fatto la pianta del culo, vai, pacchetto giocatore in bronzo. Cazzo, ho già aperto. Ah, lo apro pure io, non mi spoilerare, Fra. Oh, bronzo raro. Come bronzo raro? Argento. Come? Ma non è possibile. Che valutazione? 65. Io 63, Bauman. Io mo scarto, sto stronzo. Andatevene a fare. Esatto. Allora, aspetta, fammi andare a scrutare la rosa. Devo fare un ragionamento. Fra il Fra? COC centrale. Fra, hai trovato subito l'easter egg. Chi è? Agliardi If, il portiere del Cesena. Perché? Perché ce l'hai messo? Non lo so perché manco ce l'ho nel cazzo di club questo handicap. Vabbè, quindi ho torto 10.000. No, ma hai torto niente, eppure non scambiabile. Allora è perfetto, eh. Vabbè, mannaggia gli arbi. Fra, tu l'hai messo portiere. Portiere hai trovato Swinkels, argento 68. Mannaggia la madonna. Fammi quadrato. Carta 0 me da. Bella, Fra, bomba. Una crema. Andrei per il CDC di destra. Fra. Io ho preso. Fra, mannaggia, me l'hai preso. Te l'ho preso. Ma io non posso crederci. Jonathan Viera, appena entrato nel clavetto, con tutta la carta coatta. L'SBC ci ho dovuto fare. Depedemio, Jonathan. Ciao, Johnny. Scartato. Vabbè. Niente, cioè ci ho preso il cazzo. E mo sto 1-0, tu puoi ancora pareggiare. COC di sinistra. COC di sinistra, quello tutta a sinistra. Sì. Cadamuro. Ammazza e zella che c'ho. Ammazza, pure non scambiare da sto cazzo di Cadamuro. Ne vedemo. Fra, ATT. Fra, Whiteman. Il mio giocatore sudato dalla Weekend League, argento rosso qua. Oddio, ho rotto il rosso. Ciao rosso, se vede, vabbè, uomo bianco può anche andarsene. Sì, no. Porco, ho chiamato il portiere e il COC di sinistra, sì. Quindi significa che tu l'hai messo terzino destro. Terzino destro hai beccato Flanagan. Quello del Liverpool. Esatto. Ma dai, John Flanagan, messo nel suo ruolo, ci saluta e si va a fare la doccia. Ma il maestro ne sa un tot. Che cazzo, le tattiche. A te ti è rimasto. Ti è rimasto. Ah no, cioè io c'ho ancora l'If e l'Allana. E io c'ho Dembélé e quello rosso, Patashui, Smalling, Nathan Williams. Cioè, oh, non buono, ho preso solo i bronzi io adesso, vabbè. Sì, i peggio hai preso. Sta a te, Fra. A me tocca. Sì. Fra. Mamma mia, è Lucas Piglia. Oddio. Perché non lo volevo nel club. Non vedevi l'ora di farlo uscire. Stavo tipo lì, ti prego, chiama il terzino sinistro. Difensore centrale, destro. Britos. Fra, te sto a fare il contorno. Oh, Britos ci saluta, 300 crediti nella saccoccia del marzone. CDC sinistro. Adam Lallana.
tra. Sei 2-0. Perché questi qui erano i tre miei. Quindi se tu adesso però becchi l'ultimo, non devi, cioè, non devi scartare nulla. Perché hai vinto tu. Eh sì, mi sa di sì. E chi è? Chi è l'altro? È l'Inform. L'info, e cazzo, 10.000 crediti. Esatto. Ma si vende anche a quella cifra, probabilmente, Ma i miei tre ti sarebbero, cioè, Dembélé, quello rosso, ma poi non so se chi è Smalling, Inaki Williams, non so chi so. Sceglielo tu, uno di quei tre. Fra Patashui, prendo io. Trusty Patashui. Sì. C di destra. Hai preso Inaki Williams, che comunque, non valeva un cazzo, saresti stato 2-1, ma abbiamo appena detto che non valeva un cazzo. Allora, vedi, cioè non è proprio la stella. Allora, io chi è che non ti ho chiamato? Fra, difensore sinistro. Il sinistro? Sì. Fra, Ngoi. No. Si chiama Ngoi, questo qui è il romano proprio stretto. Ngoi. Ngoi. Dio, che tensione. Te lo voglio prendere almeno. Io non ti ho chiamato la punta. La vuoi? Sì. Dio porco, hai preso. Ah, è proprio Dio porco, ho preso? Sì, è Diop. È Diop. È Dio porco in attacco. Ci vediamo. Fra, io chi è che non ti ho chiamato? Non mi hai chiamato il portiere. COC, sinistra, destra. Terzino destro, difensore destro. Terzino destro. Ho perso. No! Te l'ho presi tutti, veramente? Me l'hai presi tutti, fra. E io non ho preso un cazzo. Quindi tu adesso ti tieni anche Ousmane Dembélé. No, io ti concedo un altro ruolo. L'ultimo ruolo ti mi concedi? Ti concedo l'ultimo ruolo, perché la mano, quella della vittoria, era questa. Quindi è giusto. Quindi tu a vince hai vinto. Sì. Però l'ultimo, quali c'ho? C'hai difensore centrale, terzino sinistro, CDC sinistro, CDC destro e COC centrale. CDC destro. Belluschi, quello rosso. 3-1. Ti sei portato a casa uno del FU Champions mensile, che comunque c'aveva pure una bella carta, vaffanculo. E però ti ha lasciato Dembélé con i 50 capponi, che era difensore sinistro, difensore centrale sinistro. Ma porca puttana. Ousmane Dembélé del 97, primo proprietario. Metti sul mercato trasferimenti 40.000. Ci vediamo. Ma boh, raga, ci ho preso sto cazzo in gola. Però è un video divertente che non penso che in Italia, cioè, che cazzo. Quant'è che al massimo non lo portano? Un botto. Sì, sono 3 anni da quando non si possono comprare i crediti. Esatto. Quindi non ci perdevano niente. Esatto. Invece mentre noi adesso ci siamo persi, che comunque non siamo ricchi. Anzi, io direi, facciamo a 18.000 like, ci mettiamo uno da 100.000 buttato in mezzo. E lo prendiamo, lo compriamo proprio. Sì, va preso e buttato là. In mezzo a solo bronzi, però. Vai, l'accetto. Cioè, sì, ma con la sfiga che c'ho, che cazzo accetto io? Che poi c'è, se tu mi chiami il primo, è lui, vai, via. Magari famo 2-2. Vabbò, raga, io spero comunque vi sia piaciuto, appunto. Come ha detto il maestro, dategli giù. Ci vediamo al prossimo video. Bella, raga. Bella.